Macerata e le Marche sono con una media di raccolta che è superiore alla media nazionale. Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio Ricrea, premia Macerata e le Marche per la virtuosità della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Nell'ultimo anno, infatti, ne sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia la crescente sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. L'acciaio è un materiale dal punto di vista del riciclo straordinario, un materiale permanente che si ricicla all'infinito. Noi l'anno scorso in Italia abbiamo riciclato, avviato al riciclo il 78,5% dell'immesso al consumo, quindi un risultato straordinario che premia il lavoro di questi anni. Un lavoro straordinario in città e soprattutto nella provincia, grazie all'impegno soprattutto dei cittadini, delle amministrazioni e del Cosmari. Nella nostra provincia siamo tra l'altro nella fascia di eccellenza perché raccogliamo molto materiale pulito. Pensate che sui 12.000 tonnellate di multimateriale separiamo oltre 500 tonnellate di acciaio purissimo, quindi ecco perché siamo in eccellenza. Quindi sicuramente la nostra provincia merita questa attenzione che oggi il Consorzio Ricrea ci vuole dare e ci vuole omaggiare, di cui ci vuole omaggiare. Alla premiazione avvenuta in piazza Vittorio Veneto, che in questi tre giorni ha ospitato lo stand Ricrea e un capitano acciaio altissimo, era presente anche Romano Carancini, primo cittadino, che ha dato merito ai suoi cittadini, ma non ha nascosto l'impegno della sua amministrazione in tante iniziative. Noi ne facciamo tante, soprattutto nelle scuole, tutte le iniziative che cercano di aumentare la consapevolezza dei cittadini e soprattutto delle giovani generazioni nei confronti dell'importanza della gestione dei rifiuti in termini di riduzione assoluta e di miglioramento della differenziazione. Sono delle iniziative estremamente importanti perché ci aiutano ad affrontare uno dei principali impatti ambientali del nostro modello di vita e di consumo sul pianeta. Insomma. Chiudiamo con Capitan Acciaio in persona che invita i maceratesi a continuare il percorso virtuoso intrapreso. Gli imballaggi in acciaio qui a Macerata vanno gettati nel sacchetto blu, plastica e metalli. Imballaggi in acciaio come la scatoletta del tonno, la bomboletta spray, il tappo corona, i secchi della vernice, svuotati chiaramente dal loro contenuto. Vanno gettati appunto nel sacchetto blu, plastica e metalli, perché poi Cosmari recupererà appunto gli imballaggi in acciaio compattandoli, inviandoli in un altro impianto che si chiama Roni, che a sua volta lo preparerà nuovamente per mandarlo in acciaieria, perché l'acciaio si ricicla al 100% e all'infinito.